benvenuti cari amici e buon sud. Oggi ho il piacere di avere con noi Pasqualino Placanica. Pasqualino Placanica, macchinista ferroviere, blogger e scrittore. Oggi come scrittore dell'odore del mare. Scrivendo l'odore del mare ti sei creato una vera e propria città virtuale. Ci vuoi dire un po' la trama del tuo libro? Sì, praticamente viene fuori dalle mie aspirazioni, dai miei sogni questo libro. Io in pratica cosa faccio? Racconto, creo un personaggio che non esiste ma che rappresenta comunque qualcuno, che poi sarei io, anche se non perfettamente perché ha delle vicende familiari che non corrispondono alle mie, e gli faccio dire quello che penso io. È uno scrittore che ha avuto successo con un libro particolare dopo averne scritti altri, che non è soddisfatto di come gli vanno le cose, nel senso che pur avendo questo successo non gradisce la tipologia, la materia che abbia avuto successo, la materia che ha trattato. Cioè praticamente questo scrittore cosa ha fatto? Ha scritto tanti libri e ha venduto poche copie, dopodiché si è inventato una storia di 'Ndrangheta e questa storia di 'Ndrangheta ha avuto successo. E lui è insoddisfatto perché dice come? Me l'aveva detto un amico mio, cioè dice tu stai tranquillo che se scrivi una storia colpisce il pubblico, questa storia avrà successo, al di là, bene o male avrà successo, mentre se scrivi qualcosa di più concreto il successo se arriverà molto dopo. Quindi lui cosa fa? Oltre ad essere insoddisfatto di come è arrivato al successo, è insoddisfatto anche del posto dove vive, perché sappiamo benissimo Reggio Calabria si è combinata. Adesso va un po' meglio, però nel momento in cui ho scritto il libro era all'apice dello sfascio. E quindi lui cosa fa? Ha un posto dove riflettere, che è l'Arena dello Stretto di Reggio Calabria, che è un posto che ha una storia infinita. Torniamo indietro nel tempo, arriviamo ai tempi dei greci, è molto vicino al posto dove si dice che siano sbarcati i greci, e lui ha l'abitudine di andare a sedersi là a riflettere. In questo caso va a riflettere delle sue insoddisfazioni, incontra un personaggio, una donna misteriosa che lo affascina. Lui comunque deve partire per andare al nord a fare le presentazioni del suo libro e non vorrebbe andare più, già non voleva andare prima perché non era soddisfatto del risultato, e poi invece addirittura adesso vorrebbe rivedere questa famosa donna. Cosa fa? Parte, fa tutta una serie di riflessioni su come è combinata la città eccetera eccetera, parte, va su, gli succedono un paio di cosette strane, dopodiché ritorna, al ritorno, anziché andare a casa, ritorna sul posto dove ha incontrato la donna, la rincontra e si apre tutto un universo diverso rispetto alla realtà, dove lui vede la città come la vorrebbe. Ora io ho estremizzato la bellezza che potrebbe avere Reggio, in realtà non sarà mai come la descrivo nel libro, per dare un'idea di come comunque potrebbe essere. E ho inteso nella trama del libro inserire praticamente due o tre metafore. Una è quella della persona che va fuori per lavoro. In questo caso lui va e sa di dover tornare. Tanti reggini vanno per necessità, per andare a lavorare. E di solito la gente, purtroppo, quando va via, dice vado via e non torno più. Io invece ho inteso dare un messaggio diverso. Il mio personaggio va via ma vuole tornare perché vuole rincontrare quella donna, che praticamente quella donna è la città, poi alla fine si capisce, no? Anche perché uno dei mali maggiori è proprio l'emigrazione. L'emigrazione è definitiva, perché purtroppo l'emigrazione è una necessità. Una volta però i nostri emigranti volevano tornare. Adesso magari non ci riuscivano. Adesso, tu dici che appunto un reggino del 2000 non dovrebbe viaggiare, viaggiare, se lo fa non dovrebbe più tornare. Non pensi che proprio l'emigrazione sia uno dei mali? Però è inserito in un discorso differente, cioè quando dice così, quando pensa così lo scrittore, cioè il personaggio del libro, vuol dire questo, dice per come è combinata la città, chiunque vada fuori dalla città trova sempre un ambiente migliore di quello che è. Quindi quando ritorna, ma viaggia per divertimento in questo caso o per lavoro e ritorna subito,
immediatamente rientra di nuovo come ripartire da zero praticamente nella sua equazione allo stare male, al non vivere bene. Dovunque vada, no? Io personalmente sono andato in giro, viaggiamo un po' tutti quelli che se lo possono permettere, io viaggio anche per lavoro, quindi e chiaramente quando vado in un altro posto quasi sempre trovo qualcosa di meglio. Adesso non è più così la città, devo dire la verità, da un anno e mezzo a questa parte è migliorata molto. Però dal tuo libro traspare appunto questo tuo enorme dispiacere nel trovare Reggio in queste condizioni. Infatti. Secondo te è possibile un ritorno alle condizioni passate? Alle condizioni passate esatte no, perché chiaramente sono subentrate tante novità nel modo di vivere che non potrebbero mai permettere. Io la descrivo una città dove nella seconda parte la tecnologia non esiste, si cammina a piedi, non esiste un cellulare. Non si paga neanche il ristorante, cioè è una cosa proprio, è un'utopia, non può esistere una cosa di queste. Però è chiaro che la possibilità che si ritorni a vivere con quello spirito, non facendo a meno di quello che ormai è diventato necessario, è chiaro che si può fare, tant'è che si vede già da adesso, da un po' di tempo, è cambiata l'atmosfera, basta poco. Basta che i cittadini, ma non parlo solo di Reggio, io parlo di Reggio perché conosco Reggio, ma credo che ci siano tante città in queste condizioni, no? Dove soprattutto sono i cittadini quelli che contribuiscono a farla stare male, la città nel totale, sia per il comportamento che anche per l'apatia, perché c'è gente che sta a guardare. C'è gente che contribuisce positivamente, ma sono molto pochi e non prevalgono. E invece sono pochi anche quelli che lo fanno proprio e contribuiscono negativamente, volutamente, però quelli prevalgono perché fanno danni e i danni si vedono. Nell'odore del mare è forte la presenza femminile. Che ruolo fai giocare alle donne nel tuo libro? È un ruolo primario. Io una dei miei cruci più grandi è proprio che a Reggio, cosa che per esempio non è Bagnara, dico Bagnara come esempio, a Reggio non c'è una strada intestata, dedicata non a una donna specifica, alle donne regine. Non l'ho mai notato, ma da adesso in poi ci farò caso. Ci sono due sole strade femminili, sono la via Giulia, che è intitolata a Giulia Maggiore, che era un personaggio storico, anche che una via di mezzo fra la storia e la leggenda dice che sia venuta a morire a Reggio in esilio, mandata, era la figlia di Ottaviano, moglie di Tiberio, quindi stiamo parlando dei tempi, i primi imperatori romani. E l'altra è la via Fata Morgana, che più un personaggio più leggendario di questo non esiste. Dopodiché, strade intestate alle donne, non ce ne sono. Eppure le donne hanno rivestito un ruolo primario, già di per se stesso, lo rivestono dappertutto perché hanno una funzione, anche se non lavorano, anche se non fanno, una funzione essenziale, già solo il fatto che se non ci fossero le donne non ci saremmo nemmeno gli uomini, perché è una cosa. Ma al di là di questo, poi per esempio io faccio un esempio, i modi di Reggio. I modi di Reggio, al di là poi della collocazione politica o meno, le donne sono state in prima fila. Ci sono delle immagini bellissime di donne che sfilavano in perfetta buona fede, al di là poi, ripeto, delle strumentalizzazioni che ci sono state, sfilavano in perfetta buona fede manifestando per quello in cui credevano, sono in prima fila. Ci sono delle foto dove non ci sono uomini, sono solo donne. Benissimo. La città non riconosce, almeno dal punto di vista rappresentativo, non riconosce questo ruolo alle donne. E io, questo è un altro dei messaggi che volevo mandare e che ho tenuto a evidenziare nel libro. Senti, tu hai scritto anche Storie rigitane, sì. Dove diventi quasi un cronista della gente fra la gente. Quali sono secondo te i problemi che attanagliano Reggio oggi? Allora, i problemi sono sempre gli stessi, io li racchiudo in una sola, se magari poi possiamo pure allargare il discorso, però io dico sempre la stessa cosa. Io una sera, anzi una notte, perché per il lavoro che faccio mi trovo a dover
iniziare a lavorare anche molto presto, alle 2, alle 3 di notte, quindi giro per la città di notte perché mi devo portare sul posto di lavoro. E devo dire che di notte mi piace anche fare il giro largo per andare a lavorare. Io, casa mia rispetto al posto dove inizio a lavorare, è vicinissimo, mi faccio tutto il lungomare, mi piace. Una notte ero a piedi e mi avvicinavo a Piazza Garibaldi, che è la piazza della stazione, e l'ho vista diversamente da come la vedevo di solito. E ho fatto una foto, dopodiché sono andato a lavorare. Quando sono rientrato ho guardato questa foto sul computer e facevo, ma perché mi sembra diversa? È sempre la stessa che vedo di giorno. Alla fine poi mi sono reso conto, era bellissima perché non c'era nessuno. E questa è la verità, cioè il concetto è questo qua, cioè la prima cosa essenziale è che cambino la testa dei cittadini. E non devono essere, devono partecipare alla vita della città e devono partecipare non egoisticamente, perché molti partecipano per il proprio interesse, cioè faccio questa cosa, me ne frego di quello che succede agli altri. E da qui poi derivano, dico, cose spicciole, il posteggiare in terza fila e chiudere due macchine, oppure, queste sono stupidate, ma per dare l'esempio, no? Poi ci sono cose anche più grosse. E con questo tuo messaggio ti ringraziamo di essere stato qui con noi. Io ringrazio voi per avermi onorato e attenzionato. Auguriamo un buon Sud a tutti e una buona lettura. Grazie.